E abbiamo spiegato alcune cose che mancavano. Renata, ma come mai poi te ne sei andata? Renata, così ti ha spinto a interrompere così bruscamente la legislatura? Forse Casini, forse Bagnasco, forse la CEI, cos'è ti ha spinto i rimorsi? Forse Renata. Ciao Giova! Pensa un po' a Renata Polverini. Veniva a Ballarò, che non era ancora nessuno, è tornata a Ballarò, che è di nuovo Bravo. Nessuno. Grandissima Ballarò, grandissima Polverini. Renata Polverini, io mi scuso innanzitutto con lei se sono vestito così, con abiti civili, ho persino una giacca, guardi, io me ne scuso, me ne vergogno, ma non sono riuscito a trovare un vestito da maiale. Ovviamente abbiamo chiarito tutto, noi riteniamo di essere parte lesa come lo stesso Battistoni, perché non siamo stati autori di nulla di particolare. Alcuni soggetti, che non faccio i nomi ma già li conoscete, erano veramente di un'ossessione maniacale. A quel punto la politica non c'entrava più nulla e né io mi sentivo a mio agio a dover fare il ragioniere a terze persone che non stimavo. Mi perdoni, guardi, sai Giova, la festa con tutti quelli con la faccia da maiale, pensa che c'era qualcuno che aveva anche la maschera. Può dirmi la parola d'ordine, gentilmente? Fidelio. Giusto, signore. Questa è la parola d'ordine per entrare. Ma ora vorrei sentire quella per partecipare. La parola d'ordine per partecipare? Sì. Mi rincresce, io temo di averla dimenticata. Questo è spiacevole, perché qui non ha importanza se uno l'ha dimenticata o non l'ha mai saputa. Comanda ed il controllo è di questa società che governa questo mondo con la nera oscurità. Eppure conosciamo ogni simbolo, ogni rito, il denaro come moglie e il potere per marito. Ingiustizie e menzogne ci governano da sempre. La società è corrotta e di segreto non c'è niente. I politici e potenti sono uomini malati del piacere più immorale, ma non sono illuminati.